Voi siete destre o mancine? Destra. Ok, mettete la vostra mano destra così. Perfetto. Ora, vi chiedo di portare la vostra attenzione sulla parte esterna del vostro pugno. Al mio tre, chiuderete gli occhi, lascerete andare ogni muscolo, ogni fibra, ogni nervo del vostro corpo e scenderete ancora più profondamente dentro di voi, stabili ma completamente rilassate e abbandonate. Uno, due, tre, chiudete gli occhi e rilassatevi completamente, completamente. Chiudi gli occhi e lascia andare ogni muscolo, ogni fibra, ogni nervo, completamente. I muscoli delle gambe si fanno sempre più morbidi, sempre più rilassate. Io ti prendo e tu sai che puoi stare tranquillamente in questa posizione. Benissimo. Al mio tre vi chiedo di immaginare che il vostro corpo e le vostre gambe possano diventare come le radici di un albero. Uno, e sentite queste radici che diventano chilometriche nel profondo della terra. Due, iniziate a sentire che il vostro corpo inizia a riemergere, ma le vostre gambe sono completamente incollate, sempre di più, benissimo. E potrete accorgervi che nessuno vi potrà muovere. Tre, aprite gli occhi e sentite che le vostre gambe sono completamente incollate. Fede, puoi provare a fare un passo? Senti come le tue gambe sono completamente incollate. Oddio mio. Senti com'è strano. È divertente, vi state divertendo con la vostra immaginazione a sperimentare che più provate a fare un passo e più rimarrete come degli alberi. Perché? Ora vi spiego perché. Ora vi spiego perché. Prova a fare un passo. Vi spiego perché. Vi spiego perché. Perché vi state concentrando sull'idea che voi siete degli alberi, che io vi ho suggerito. Se adesso voi chiudete gli occhi e immaginate di essere delle rondini che volano, libere, con delle ali che planano, e sentite le gambe leggere, automaticamente le gambe si scollano e voi potete tornare a camminare. Oh madonna! Bellissimo! Andiamo a piangere. Cioè, quello che state sperimentando, io vi sto guidando, ma siete voi che lo state facendo. Cioè, se voi vi dovreste opporre a me, non riuscireste ad entrare in queste immagini, ma voi vi state lasciando guidare, io vi guido su delle immagini, voi vi state focalizzando e quindi ci sono delle risposte corporee. È figo. È bellissimo. Cioè, cavolo, è divertentissimo. Cioè, allora vuol dire che la mia mente ha influenza sulla realtà. Fate un bel respiro. Al mio tre vi chiedo di stringere la mia mano, prima Federica poi vado da Martina, stringi la mia mano e trova la giusta pressione sulla mia mano, benissimo, concentra tutta la tua attenzione sulla mia mano, trova un punto, benissimo, al mio tre Federica ti chiedo di chiudere gli occhi, lasciare andare, la tua mano già inizia a vibrare come se fosse completamente mossa dal tuo inconscio. 1, 2, 3, chiudi gli occhi e lascia andare completamente. Giù, lascia andare completamente, addormentata e rilassata. Lascia andare ogni muscolo, ogni fibra e ogni nervo. I tuoi occhi continuano a muoversi sotto alle palpebre e tu rimani completamente calma, tranquilla, serena. Senti che l'energia della terra entra dentro di te, ti avvolge all'interno di una bolla dalla quale tu prendi energia. Allora, vieni verso di me, metti la tua mano in questa posizione, guarda un punto e lentamente inizia ad osservare che questa mano può avvicinarsi verso la tua fronte. Più si avvicina e più senti che la sensazione degli occhi inizia a cambiare completamente. Più si avvicina e più gli occhi iniziano a sfocare. Quando toccherà la tua fronte potrai chiudere gli occhi, lasciarti andare completamente ed entrare in un sonno profondo di benessere, di calma e di energia. 2, 1. Completamente, completamente addormentata e rilassata. Giù, scivola e scendi completamente. Ora tu sarai Beatrice e tu sarai Alice. Il tuo nome diventerà Beatrice e il tuo nome diventerà Alice. Al mio tre voi trasformerete il vostro nome, tornerete bambine fino a immaginare di chiamarvi esattamente col nome che desiderate.
e lentamente aprite gli occhi. Come è stato? Buongiorno. Buongiorno. Oddio. Mi puoi dire come ti chiami? Beatrice. Ok. E tu? Alice. Ok, ma sono sempre stati questi i vostri nomi? Sì, Beatrice. Oh. Sì. Ok, sempre. Ma lei come si chiama? Martina, lei. Come ti chiami? Alice. Perché dice Alice? Tu sei Federica. No. Come ti chiami? Beatrice. Però lei dice che non ti chiami. No, io Alice. Sì. No. Sì. Ma siete sorelle? Sì, sì. Siete sicure di essere sorelle? Sì, sì. Cioè, ce l'hai un documento d'identità dove sì. Ce lo puoi mostrare? Tu come dici che si chiami? Tu come Federica. La chiami lei? Ah, ok. Però lei si chiama Beatrice, veramente. Cioè, ti chiami di nome? Beatrice. Di cognome? Giannattasio. Ok. Federica. No. Che c'è scritto? Beatrice. Beatrice, di cognome? Leggimi tutto quello che c'è scritto. Giannattasio. Beatrice, 9-2-2001. Ah, ok. E te invece come ti chiami? Io Alice. Fammi vedere. No, lei è Martina. Non so più di te. Lei è Martina, si chiama. Che c'è scritto qua? Leggimi, per favore. Martina. Vedi? Cioè, a te c'è scritto Martina. E tu invece come ti chiami? Però Alice. Tu come ti senti di... Alice? È strano. Alice, sì. Invece te, cioè, c'è scritto pure sui documenti. Però non si capisce perché le dica, sicuro. Metti la mano così col documento. Guarda, osserva il documento. Appena il documento cadrà per terra e la mano lascerà andare questo documento, tu entrerai in uno stato di profonda trance, ancora più profonda di prima. Martina, rimani stabile sui piedi. Appena il documento cade e lo lascerai andare, scenderai in uno stato ancora più profondo di prima. Io ti prenderò e tu scenderai ancora più giù. 3. Senti che le dita iniziano a sganciare questo documento. 2. Inizi a sentire che sta per scivolarti via. 1. Scendi e scivoli completamente, completamente. Completamente, dormi e lascia andare, ogni muscolo, ogni fibra, ogni nervo del tuo corpo rimane completamente stabile, completamente tranquilla e calma. Mentre ascolti la mia voce ti rilassi e lascia andare ogni muscolo, ogni fibra, ogni nervo del tuo corpo. Fai un bel respiro, inizi a sentire tutto il tuo corpo che oscilla come se fossi su una barca, ok? Benissimo. Ora continua ad oscillare e a sentire questa sensazione di completo benessere. Benissimo, la mano scende e tu lentamente scendi, anche l'altra scende e tu scendi completamente. Le mani diventano come stracci bagnati su un pavimento. Anche le tue gambe diventano stracci bagnati su un pavimento. Scivoli e lascia andare completamente, completamente. Ora, mentre ascolti la mia voce, ti chiedo di rimanere completamente stabile, in equilibrio. Proprio come quando eri un albero, proprio come prima. 3, 2, 1, ancora più giù, completamente, 100 volte più in profondità. E immaginare di entrare all'interno di un teatro immenso, dove puoi ascoltare i cantanti migliori, ma ce n'è una in particolare che ti piace ascoltare, la canzone della tua cantante preferita. Della tua cantante preferita. E potrai immaginare che Cristiana di fronte a me possa diventare adesso la persona che tu vorresti vedere. Ciao Martina. Chi è? Te l'ho portata fin qui. Alessandra Moroso. Chi è Alessandra Moroso? Posso abbracciarti? Certo. È emozionante questa scena. Mi vuoi chiedere qualcosa? No, sei stupenda. Grazie. Qual è la canzone che ti piace di più? Comunque andare. Vuoi cantarmi un pochino?
andare, perché ferma non so stare, ti stimerai a cercare la luce sul fondo delle cose. Chiudi gli occhi e lascia andare, scivoli. Quando ti risvegli io sarò Johnny Depp e tu sarai completamente entusiasta, divertita, sarai estrefatta di poter vedere il tuo idolo proprio di fronte a te. Salterai di gioia perché non crederai che Johnny Depp è arrivato qui a Roma per te e potrai fargli tutte le domande che desideri, sarai entusiasta, non saprai controllare quei desideri, quelle emozioni che stanno crescendo dentro di te. E adesso, 1, 2, 3, adesso, completamente. Che succede? Che succede? Ma sei già invitato? È lui, non mi vedi? Mi vuoi dire? Alzati, ti aiuto? No, vabbè. Posso fare una foto? Va bene, dai, ci facciamo. Aspetta, te la faccio io, mettetevi vicini. Ok, grazie. Gli vuoi chiedere qualcosa? No, sono emozionata. Sei emozionata? Stai tremando? Sì, ti adoro. Qual è il tuo film preferito? I Pirati dei Caraibi. Fammi vedere la tua mano, come trema. Scusa, non so che dire. No, ma lui è contento. Lui è venuto apposta. Al mio tre torna tutta la normalità. 1, 2, 3, adesso. Chi è? Chi è? Chi è? È l'ipnotista. È l'ipnotista? Sì. Ora Martina, ti chiedo di immaginare, proprio come quando eri bambina, di immaginare di tornare bambina, quando eri bambina, e immaginare fra un secondo di essere all'aria aperta e di iniziare a raccogliere delle ciliegie. E iniziare a immaginare che qualsiasi paura possa svanire, perché ti accorgi che le paure sono frutto delle nostre convinzioni, delle nostre esperienze, e nulla ti potrà spaventare. Potrai immaginare di raccogliere queste ciliegie e di mangiarne tutte, perché tu sai che le ciliegie una tira l'altra. Più ne mangi una e più ti piacciono. Ti accorgi che ogni ciliegia ti piacerà sempre di più. Immagini e senti? Sai cosa sono? Sono. Senti e immagini che le mangi? E saranno croccantissime, saranno ciliegie croccantissime. Federica te le darà e tu le mangerai. Saranno buonissime, saranno dolcissime. Aprire gli occhi. Puoi aprire gli occhi, prendere una ciliegia, prenderla e mangiarle. Saranno croccantissime. Com'è questa ciliegia? Ti piacciono le ciliegie? Sì? Sono buone! Ti vuoi alzare un po' seduta che stai più comoda magari? Ne vuoi un'altra? Sono acerbe o sono... È un po' forte, sì. Un po' forti? Mm. Ok. Ma ne vuoi un'altra? Sì. Sì. Guarda, prendile. Oh, grazie. Puoi mangiarle. È buona, eh? Cioè sono acerbe però sono buone. Senza il nocciolo. Sono anche levate del nocciolo. Ma perché a te non piacciono le ciliegie?
Sono buone. Cioè, mi sono piaciute, le ho mangiate, ragazzi. Sono buone. Vero? Buone, sì. Buone. Buone? Mm. Ok. Le vuoi mettere un po' in una mano? Guarda, fai così. Chiudi gli occhi, fai un bel respiro. E adesso ti metterò l'ultima manciata di ciliegie. Ora sai che quando le mangerai, tutte le paure svaniranno. Saranno delle ciliegie incantate. Le mangerai tutte quante di un fiato e supererai ogni timore, ogni paura. Tutto sarà completamente svanito. Uno, due, tre, adesso le mangi tutte, tutte quante, tutte le prendi così. E le mangi e sono completamente buone. Completamente. Quando ti risveglierai, potrai notare tutto alla normalità. Tutto tornerà alla normalità, ricorderai di tutto e ti ricorderai anche di come aver superato queste paure ti consente di essere una persona migliore, una persona molto migliore di quando ci siamo conosciuti. Al mio tre, tutto tornerà alla normalità e tu ritornerai sveglia, calma e in completo equilibrio. Uno, due, tre, apri gli occhi. Come stai? Bene. Tutto bene? Com'è andata? Bene, sì. Bene. Abbastanza bene. Ma hai mangiato qualche frutto? Ti ricordi? Mangiare le ciliegie. Mi dai una ciliegia? No, voglio chiederle se le piacciono. Sì, vabbè, mi piacciono le ciliegie. Mi piacciono le ciliegie. Ma le hai mangiate? No. Ma erano cavallette? Però commestibili, cioè quelle che sì, si certo. Cioè non quelle che si possono mangiare. Te però. Ti piacciono le cavallette? No, che schifo. Hai mai mangiato una cavalletta in vita tua? No. Mai? Mai. Vabbè, ma quelle che si mangiano, non so, anche in Messico col guacamole. Ma in Messico si mangiano le cavallette col guacamole. Le commestibili, buone, fanno bene. Cioè le mangi. No, io no, mai. Le mangeresti mai? No. Perché? No, che schifo. Siamo in Italia, no? Mangiamo la pasta. Siamo in Italia, mangiamo. Tu che ne pensi? Appena mangiate. Che dice tua sorella? Prima si chiamava Beatrice, ora dice così. Tu le credi più a tua sorella? Vabbè, che ne so, può essere. Vabbè, quindi non mangiate. Le hai appena mangiate? In teoria no, Fe. Giusto. Mangiate di ciliegie, beh. Una tirava l'altra. Certo, sono buone. Erano dolci. No, non lo sai che è vero, scusa. Guardate la mia mano. Appena passerà davanti ai vostri occhi, voi chiuderete gli occhi e lascerete andare tutto il corpo. Uno, due, tre. Completamente lasciate andare il collo. Ma rimanete completamente stabili sui piedi. E quando vi risveglierete, immaginerete di avere di fronte a voi il vostro fidanzato, il vostro crush. Immaginerete di avere la persona che vorreste avere di fronte a voi. Sarete completamente attratte l'una dall'altra. Adesso aprite gli occhi. Chi è? Ciao. Chi è? Martina, piacere. Federica. Siete un po' imbarazzati. Mi volete dare un abbraccio? Vabbè, mica. In senso. No. No. Non al primo appuntamento. Perché no? Dai, cioè, lasciati. Quante volte. Vabbè, dai. Al mio tre lasciate andare e dormite. Uno, due, tre, giù, dormite, lasciate andare, adesso, benissimo. E quando vi risveglierete, immaginerete di essere abbracciate a uno sconosciuto, a una sconosciuta. Vi riaprirete gli occhi e vi accorgerete di non conoscervi, solo per qualche istante, immaginando che siete degli sconosciuti. Uno, due, tre, aprite gli occhi.
Perché hai abbracciato a lei? Non lo so, è preso addosso, credo. Ma che dici? Non sei ti sei andata addosso? No, ma non che ti... Ma chi sei? Ti conosco. Dice che non ti conosce? No, neanche io. Ma che ci fai qua? Che ci fate qua? Non so, forse dovete vedere con la mia amica. Io con mia sorella. Con tua sorella? Ma tua sorella come si chiama? Federica. Ok, un chi ti deve vedere? Una mia amica. Non so. Sì. Ma lei la conosci? Lei? No. Lei, guardala bene. La conosci? No. Ma lui lo conosci? Sì. Chi è? Raimondo. Ah vabbè, allora c'è un punto in comune, ce l'ha, tu mi conosci? Sì. Chi sono? Ripiantista. Chiudi gli occhi e adesso io sono completamente sconosciuto. 1, 2, 3, adesso. Lui lo conosci? No. Sei sicura? È amico tuo? Sì. Ma tu non lo conosci? No. Tu lo conosci? Sì. Sì? Sei sicura? Sì. E lei la conosci? No, non l'hai mai vista? No. E prima perché eravate abbracciate, ragazzi? Mi dovete dire perché in un parco due estranee sono abbracciate. Non lo so, mi sarà venuta addosso. Non lo so. Vabbè, raga, mettetevi un attimo d'accordo perché questa cosa è incredibile. Vabbè, magari la prossima volta appena ci vediamo cambiamo strade, che ne so. Ok, ragazze, datevi la mano. Appena toccate, chiudete gli occhi e lasciate andare. Tutto quello che avete vissuto, le vostre paure, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, che avete trasformato con la vostra immaginazione, vi ha permesso di accedere alle vostre risorse più profonde. E vi accorgerete che quelle paure che prima per voi erano enormi, ora sono piccole, perché vi siete abbracciati dentro di voi, avete raccolto quella parte importante interiore dentro di voi che vi ha permesso di diventare un po' più complete. Tutto tornerà alla normalità, tornerete vigili, attente, calme e vi ricorderete di questa esperienza come un'esperienza altamente produttiva, interessante, gioiosa, che potrete raccontare e potrete sperimentare ogni qualvolta chiuderete gli occhi e tornerete in questo momento, in questo istante in cui state suggellando la vostra forza. 3. Iniziate a ritornare lentamente in superficie. 2. E la mia mano che poggia sulla vostra spalla vi porta qui, ora, presenti. 1. Fate un bel sorriso e tornate completamente sveglie. Come state, ragazze? Bene. Come è andata? Bene, bello. Bello? Bella esperienza. Bella esperienza? Sì.